Il successo in qualche modo della marineria san benedettese si deve all'arrivo della paranza e al sistema di pesca a coppia sul finire del Settecento, perché questa nuova tecnica peschereccia moltiplica le rimesse ittiche a terra. E poi i san benedettesi hanno in qualche modo iniziato una vera e propria colonizzazione della costa abruzzese subito dopo la seconda restaurazione, quindi siamo intorno agli anni 20 dell'Ottocento, quindi Giulia Nova, Silvi Marina, Castellammare Adriatico, che oggi si chiama Pescara, Pescara stesso, fino a Termoli, insomma. Negli anni 40 dell'Ottocento poi i san benedettesi puntano le prue delle proprie imbarcazioni verso il Tirreno, alla ricerca di mari più pescosi, anche perché il problema più grande che i san benedettesi hanno avuto da sempre è stata la mancanza di un'insenatura naturale e quindi di un porto che potesse offrire rifugio alle barche pescherecce. E così approdano dapprima ad Anzio e a Civitavecchia e poi subito dopo l'Unità d'Italia si dirigono nel Golfo di Spezia. Noi abbiamo attestazioni e documenti che risalgono appunto al 1870, quindi siamo appena 10 anni dopo la proclamazione del Regno d'Italia, e in quel periodo intere famiglie, i nuclei familiari di San Benedetto del Tronto prendono dimora a Porto Venere, Le Grazie, Lerici, insomma più generale nel contesto del Golfo di Spezia. Questo flusso migratorio ha il suo apice durante la Prima Guerra Mondiale a causa dell'interdizione della pesca in Adriatico. L'Adriatico era ovviamente zona di guerra per via della guerra contro l'Austria, e così il riprende e tocca appunto il punto più alto del flusso migratorio, il quinquennio che va sostanzialmente dal 1914 al 1919. Si è calcolato comunque che tra il 1870 e il 1970 sono partite da San Benedetto del Tronto verso quel contesto, insomma, dell'Alto Tirreno o comunque del Mar Ligure, almeno 290-300 famiglie. Quindi vi lascio immaginare quanti sono i discendenti appunto di quei primi migranti sanbenedettesi. È anche vero che negli anni 30 del Novecento altre colonie sanbenedettesi si sono formate a Cesenatico ed anche nella costa istriana, soprattutto ad Abbazia e nell'isola di Lussino. Altra data topica, che, se per così la possiamo definire, è il 1912, quando a San Benedetto del Tronto, grazie all'intraprendenza di un sacerdote, Don Francesco Sciocchetti, che era il parroco della Chiesa della Madonna della Marina, quindi il parroco in qualche modo dei marinai, viene varata per prima rispetto a tutta la penisola la prima barca portapesce a motore, che darà poi il là alla motorizzazione che raggiungerà, entrerà in regime negli anni 30 del Novecento. Il 1957 segna un'altra data importante della nostra storia marinara, perché a quella data si fa risalire l'epopea della pesca oceanica, quando gli armatori ed equipaggi sanbenedettesi per primi iniziano a barcare le colonne d'Ercole e iniziano questa pesca lungo la costa del Marocco, della Mauritania, fino ad arrivare in Senegal. Nel 1970 San Benedetto del Tronto diventa la capitale in qualche modo della pesca atlantica per maggior numero di natanti e di equipaggi appunto che ormai avevano intrapreso quel fronte professionale. La notorietà della marineria sanbenedettese è praticamente in tutto il mondo grazie al fatto che i sanbenedettesi sono arrivati in tutte le parti del globo, oltre ad un vero e proprio flusso migratorio interno in altri centri e in altri mari.
Oggi San Benedetto del Tronto è gemellata con Viareggio per ovvi motivi di sangue, ma anche con Mar del Plata, dove sono arrivati i nostri pescatori, e sembrerà assurdo anche con Chicago Heights, che è un centro dell'Illinois, dove sono arrivati intere famiglie sanbenedettesi. Poi quelle di estrazione marinara hanno seguito la costruzione della ferrovia verso l'ovest e sono approdati a Sacramento e a San Francisco.